Come sapete, il 29 gennaio 2023, Novak Djokovic ha trionfato per la decima volta agli Open d'Australia. Questo è il video che ho fatto a proposito. Mr. Burioni, il grande televirologo, un anno fa, quando Djokovic fu escluso proprio da quella competizione perché senza pozione, scrisse: nel 2019 Djokovic ha guadagnato oltre 50 milioni di euro. Mi chiedo perché non si sia preso, magari strapagandolo, un consulente migliore di quello che gli sta rovinando definitivamente la carriera. Oh là là! E quindi come avrà preso adesso la vittoria di Noel? Così, un cretino no buzz che vince le Olimpiadi non diventa una persona intelligente, ma un cretino olimpionico. Ed era il 29 gennaio alle 17:10. Al che io cosa ho detto? Dai, questo è un giochino facile, lo faccio anch'io. E questa mattina ho fatto il post. Vediamo se l'ho imparato anch'io il giochino. Ed ho scritto: un cretino che va in radio tutte le settimane non diventa intelligente, ma un cretino radiofonico. Sì, Mimar, ma tu fai sti post, tanto non suscitano interesse? Ah sì? L'ho fatto 7 ore fa, 933 commenti. Ma andiamo avanti. Mr. Burioni non conosce solo la virologia, lui conosce anche la grammatica italiana. Guardate cos'è accaduto. Salvo Sabio gli ha scritto in un commento: dottor Burioni, lei dovrebbe farsi le valigie e fare finta di sparire. Si vergogni per quante bugie ha raccontato in TV agli italiani. Ora si ritiri protetto dai suoi amici potenti. La dovrebbero radiare e forse pure arrestare. Ma come fa a guardarsi ancora allo specchio? Da notare che scrive valigie con la I, valigie. E prontamente il Cesare Marchi, di Che Tempo Che Fa, scrive: il plurale di valigia è valigie senza la I e non valigie con la I. Ma non ce n'è uno di voi che non sia stato bocciato alle elementari? Mamma mia, ma lui è preparatissimo! Io sapevo già come si scriveva, però ho interpellato ugualmente la Treccani. Leggiamo assieme. Valigie o valigie? In base alla regola empirica che si usa per il plurale dei nomi in cia, già, scià, la grafia corrente del plurale di valigia è valigie con la i. Oh oh oh, Burioni! Tuttavia, fino alla metà del secolo scorso, ha avuto una certa diffusione anche la grafia valigie. Ah, ecco, dai, ma allora lui ha studiato su testi un po' vecchiotti, usata spesso ancora oggi, soprattutto in testi linguisticamente non molto sorvegliati. Oh, caro Burioni, su che testi studi? Su quelli linguisticamente non molto sorvegliati? E quindi il nostro grande televirologo ha perso ancora una volta un'occasione per stare zitto. E quindi, caro Burioni, te lo sei meritato. Che figura di merda! Che figura di merda! Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.